Si chiama Contro Pregiudizi e Violenza. È il progetto di sensibilizzazione promosso dalla Commissione Pari Opportunità sui temi del contrasto della violenza e dei pregiudizi, realizzato per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne in programma il prossimo 25 novembre. L'iniziativa pensata per coinvolgere i giovani è stata realizzata dalle scuole superiori della provincia, un concorso fotografico riservato agli studenti teramani dai 14 ai 18 anni che hanno realizzato prodotti grafici liberamente ispirati al tema seguendo la propria creatività. I numeri del femminicidio sono terrorizzanti e il femminicidio sembra un fenomeno quasi senza speranza. Ed è chiaro che per sconfiggere pregiudizi e violenza bisogna incidere sulle nuove generazioni. Per questo la Commissione per le Pari Opportunità della provincia di Teramo ha lanciato una campagna di sensibilizzazione un po' provocatoria, chiamando a raccolta tutti gli studenti delle scuole superiori del territorio provinciale. 16 istituti, centinaia di ragazze e ragazzi ai quali abbiamo chiesto di fermare con un'immagine una forma di pregiudizio, di violenza che volessero denunciare. Il risultato è stato straordinario, sono arrivate centinaia di elaborati, ma soprattutto è stato interessante vedere che cosa hanno fotografato i ragazzi. Intanto per i pregiudizi hanno fotografato soprattutto l'intolleranza ai diversi orientamenti sessuali, hanno fotografato il bullismo, l'indifferenza al bullismo. E poi sulla violenza hanno spaziato, violenza fisica, verbale, visiva. Noi oggi abbiamo premiato 6 scuole, gli studenti vincitori, abbiamo donato loro un grandissimo banner che riproduce la fotografia vincente, che il 25 novembre sarà affissa sui muri esterni delle loro scuole. Inoltre, sempre nella mattinata del 25 novembre, riceveranno la visita, di un'operatrice, del centro antiviolenza, la Fenice, proprio per un dialogo formativo e informativo con gli studenti. Per quanto riguarda le donne, da donna mi piace lanciare un messaggio. A volte dobbiamo ricordarci noi stesse di quanto dobbiamo rispettarci, perché se ci rispettiamo ci facciamo rispettare.